Benvenuti in questo webinar. Mi ha già introdotto Lucian, però vi racconto qualche cosa di me, così mi presento innanzitutto. Io sono Federica Brunetta, sono un assistant professor presso la LUIS. Mi occupo del major di energy da diversi anni e anzi l'ho seguita praticamente da quando è stata riformulata perché raccoglie l'eredità di un vecchio master LUIS che era concentrato sull'energy industry, però non aveva, come vedremo tra poco, la dimensione di ecosistema che invece offre questo programma riformulato. Sono anche il vice direttore del nostro centro di ricerca in business transformation, quindi è un argomento che seguo da vicino, non solo relativamente al master, ma anche all'interno del centro di ricerca. Uno dei miei focus è proprio andare a studiare le imprese che si muovono in ambienti altamente regolati, come infatti è il mondo energy, e imprese che sono in via di trasformazione, dovute soprattutto dall'era del digitale, ma questo è appunto un altro fenomeno che riguarda molto da vicino le imprese di questo settore. Vi racconto un po' il programma. Allora, il programma nella sua edizione di Milano nasce in partnership con EY. EY ci supporta e ci aiuta soprattutto nel fornire la conoscenza relativa all'ecosistema dell'energia e ci aiuta a preparare i nostri studenti affinché siano in grado di affrontare le vere sfide del mondo energy. Il programma si svolge a Milano, abbiamo anche un'aula a Roma dello stesso programma, dove però il percorso si svolge in inglese ed è partito da qualche giorno, mentre il programma su Milano partirà a novembre. L'obiettivo formativo di questo master è proprio quello di creare delle competenze AT, quindi dare a tutti i partecipanti una overview del settore, una competenza che abbracci tutti gli attori, i business model, le caratteristiche, ma poi andare in profondità su diversi argomenti. È un programma che vuole appunto andare a guardare tutti i business model emergenti rispetto a tutti i player che sono nel settore, senza tralasciare alcuni strumenti importanti come gli strumenti finanziari, come il rapporto con le istituzioni, come la capacità di guardare i trend evolutivi e soprattutto osservare tutto anche con uno sguardo alla sostenibilità e al mondo delle energie rinnovabili. L'idea è proprio quella di, scusate, vado un pochino avanti poi ritorno sulla slide, di dare una visione che non sia semplicemente degli attori delle principali filiere, oil and gas, rinnovabili e power utilities, ma allargare all'intero ecosistema, per cui nel master poi ci saranno corsi anche relativi al mondo dei technology provider, ci saranno dei focus su anche altri utility, ci sono focus sui mercati, piuttosto che sui grandi megatrend di settore. Una volta fornita un overview di quello che è l'ecosistema e quindi tutti i player che giocano nel settore, il programma va a guardare ad ogni singola funzione, alle sue caratteristiche tipiche del mondo energy, andando appunto a focalizzarci su quelli che sono gli strumenti più avanzati o più caratteristici che studenti che si preparano ad affrontare una sfida di lavoro nel mondo energy devono avere. E infine, il programma è sempre abbracciato da un'ottica a dimensione sociale ed ambientale. Il programma in sé dura 12 mesi e li dividiamo in 4 term. Il primo term è in realtà orientato a dare delle conoscenze e a guardare i temi di general management. Questo perché, proprio per le sue caratteristiche di essere un settore molto tecnico, anche gli studenti che si trovano in aula hanno background molto differenti. Abbiamo studenti che provengono dalle facoltà tecnico-scientifiche, quindi ingegneria piuttosto che geologia o chimica. Abbiamo studenti che vengono da studi sociali, quindi management, giurisprudenza e scienze politiche. E che quindi si trovano in aula dovendo confrontare anche competenze pregresse molto diverse. Per questo nel primo mese dedichiamo tempo a costruire delle solide basi di general management. Questo serve a chi viene da discipline diverse da management, ma anche agli studenti che in aula si trovano a, come dire, razionalizzare le competenze che hanno acquisito negli anni di università. Una volta costruite le fondamenta, iniziamo a lavorare su quelli che sono i corsi core. Per corsi core intendiamo tutti quei corsi che illustrano, descrivono e vanno ad approfondire le principali filiere, tant'è che abbiamo il corso di oil and gas, il corso di gestione delle fonti rinnovabili o di power utilities, ma anche
tutti gli altri attori che ruotano intorno ai player principali dei settori, quindi quelli che sono i player che hanno come focus l'efficientamento energetico, i technology provider come appunto le aziende che si occupano di smart grid, IoT e smart mobility, e quella dei mercati ovviamente. Una volta lavorato su chi sono gli attori, come si comportano nel mondo competitivo, quali sono le loro caratteristiche e come si interfacciano gli uni con gli altri, costruiamo i corsi avanzati. I corsi avanzati sono quelli di funzione, quindi sono quelli che ci raccontano nel mondo energy quali sono le competenze che nell'ambito finanziario, strategico, commerciale o regolatorio devono avere i manager per riuscire a interfacciarsi con tutti i vari attori. Quindi i corsi avanzati sono appunto quelli di gestione finanziaria, quelli di strategie di crescita M&A in ambito energy, quelli di gestione del rischio, quelli sul lato del retail e poi i corsi relativi alle istituzioni. Tutti i nostri corsi sono poi abbracciati dai Learning Lab, che sono dei laboratori che si svolgono una volta a settimana e che vanno a costruire delle competenze trasversali. Li vedete elencati nella slide, sono dei laboratori che sono dedicati a aumentare le skill per l'employability. Adventure è un programma che mira a costruire la capacità imprenditoriale. Il laboratorio sociale che appunto costruisce e lavora con gli studenti per le dimensioni sociali e ambientali, il laboratorio di creatività, quello di digital skill, quello di project management e quello di autopresent, quindi come presentare in pubblico. Sono tutti laboratori che noi riteniamo necessari per costruire un manager a 360 gradi, quindi non solo dare le competenze hard, le conoscenze, quelle che sono tecniche fondamentali per lavorare nel settore, ma anche tutto il mondo delle soft skill, quindi costruire anche gli aspetti personali dei nostri studenti. Il master si rivolge a laureati di primo, secondo livello. Il master è un master di primo livello, ma si rivolge a laureati di primo, secondo livello o chi ha frequentato una laurea a ciclo unico in qualsiasi disciplina, perché come vi dicevo all'inizio è molto comune che in un'aula come quella del corso in Energy ci sia un background assolutamente eterogeneo e noi appunto costruiamo partendo proprio dalle fondamenta di management il percorso. In termini di sbocchi professionali, in realtà io qui ho preparato nella slide 6 profili tipici o qualche esempio di prospettiva di carriera, ma l'esperienza di questi anni mi ha insegnato che i profili dei nostri studenti in uscita vanno ben oltre queste 6 categorizzazioni, però certamente il master è pensato e ideato per dare competenze per cui per questi 6 profili, quindi ideare percorsi di business development o gestire progetti energetici, analizzare il mercato, agire come consulente per l'efficientamento energetico, come manager ambientale in aziende anche non correlate al mondo energy o come analista per gli investimenti, sono sicuramente percorsi o carriere che si possono intraprendere successivamente al percorso. Quello che è importante dire è che, e questo è il motivo per cui trovo anche limitante darvi questi 6 profili così generici, è che con ogni studente viene creato un percorso con il nostro career service. Noi abbiamo un ufficio dedicato di persone che lavora con gli allievi sin dall'inizio del master, quindi anche banalmente dalla costruzione del curriculum o dalla scelta delle aziende a cui inviarlo, e lavora proprio per creare questa connessione tra studenti e aziende, cercando anche di capire con lo studente stesso come costruire la carriera, in quali tipi di funzioni e come appunto portare avanti il percorso una volta usciti dall'aula. Come vi dicevo all'inizio, il master è nato in collaborazione con EY, che appunto apporta le sue numerose competenze, ci aiuta anche non solo nell'aula ma anche sui progetti finali. L'anno scorso con i ragazzi è stata realizzata una interessante business challenge, quindi come per fase finale del percorso, invece che lavorare a un field project individualmente, gli studenti hanno lavorato in team, cercando appunto di risolvere delle challenge che erano state lanciate da EY insieme alle aziende partner. Quindi hanno lavorato effettivamente come se fossero dei consulenti alle aziende, cercando di risolvere ognuno un problema differente legato al mondo energy e ancorato a una caratterizzazione dell'azienda.
Oltre al nostro partner, che lavora con noi in aula, peraltro la co-direttrice di questo programma è Paola Tessa, che si occupa proprio della Practice Energy di UI, noi due volte l'anno, di solito all'inizio e a fine percorso, riuniamo il nostro Corporate Advisory Board. Il Corporate Advisory Board non è altro che un organo collegiale in cui vengono riunite tutte le aziende partner del master e che appunto collaborano con il percorso. Riunirci con le aziende ci serve in fase di preparazione del master per definire al meglio il programma, definire gli interventi in aula, perché molte di queste entrano proprio in aula a fare lezione ai nostri studenti e a, come dire, dare una caratterizzazione al percorso che è in partenza. A fine master invece ci serve a fare il bilancio del corso e a capire se è importante aggiungere, rivedere, caratterizzare diversamente alcuni dei corsi. Per farvi un esempio, avete visto tra i corsi che ho elencato il corso di Smart Grid, IoT e Smart Mobility. Smart Mobility è stato uno dei temi che è stato sollevato dai nostri partner nel Corporate Advisory Board, è stato inserito nell'edizione dell'anno scorso, quindi dopo qualche anno appunto le aziende ci hanno chiesto di affrontare anche questo argomento che ritenevano importante fosse trasmesso ai nostri studenti. Prima di passare alle vostre domande vi ricordo solo qualche data importante. Il programma Milano partirà il 4 novembre. Ci sono delle date di selezione previste ad ottobre, il 3 e il 15. Le selezioni si possono svolgere o in sede a Roma oppure a distanza, in questo caso viene fatto tutto per via telematica, e la documentazione va mandata circa almeno 3 giorni prima della data di ciascuna selezione. Il master, come dicevo, è un master di primo livello che riconosce 60 crediti formativi. L'edizione di cui vi ho parlato è quella che si svolge presso il Milano Hub. Come vi dicevo, l'edizione di Roma, che è partita qualche giorno fa, è molto simile, è la gemella, e si svolge in lingua inglese. Per quanto riguarda le agevolazioni, come potete leggere, la LUIS riconosce fino a 3 borse di studio a favore dei candidati più meritevoli. Queste borse di studio coprono il 25% alla copertura del 25% della quota di partecipazione e vengono attribuite ex post, quindi a master partito viene fatta una graduatoria tra tutti gli studenti e quindi vengono assegnate le borse di studio. Queste vengono assegnate sulla base di merito, quindi vengono attribuite senza che gli studenti debbano farne espressamente una richiesta espressa, appunto, quindi viene fatta in automatico una volta che tutti i candidati sono in aula. Ok, io ho dato l'overview più generale possibile, al modo che, insomma, spero di aver sollecitato anche qualche domanda, e quindi sono qui per rispondere alle vostre domande, ma prima lascio la parola a Luciana e Ilaria. Grazie professoressa Brunetta. Ricordo ai nostri partecipanti che potete scrivere le vostre domande non nella sezione chat, ma nella sezione domande e risposte. Io vorrei presentarvi Ilaria Casagrande, che è studentessa del master e attualmente impiegata nell'area Enterprise Risk Management di SNAM. Benvenuta Ilaria. Grazie mille a te. Io sì, ho partecipato a questo master nell'edizione appunto di Milano, quindi la prima edizione di questo master in collaborazione con i UI e le aziende. Io sono laureata in giurisprudenza, quindi il mio background apparentemente molto lontano dal mondo energy, ma come ci diceva anche la professoressa Brunetta, il corso è strutturato per far sì che veramente vi sia un allineamento generale di tutte le tipologie di background, quindi di studenti, grazie ai corsi iniziali. Quindi, appunto, da laureata in giurisprudenza e da studentessa che ha anche lavorato successivamente nell'ambito giuridico, ho deciso di intraprendere questo percorso affascinata e appassionata della materia. Mi sono appassionata anche a tutti quei corsi molto più tecnici. Ecco perché dico è importante magari non spaventarsi del proprio background, ma impegnarsi per colmare quelle che sono le proprie lacune. Quindi corsi di non so, economia, finanza, marketing, che poi servono e sono essenziali in realtà per comprendere, intraprendere
tutto il percorso e quindi tutta la parte successiva più tecnica, più legata al mondo energy. Un'altra cosa che posso dire, io vado un po' a ruota libera, però se avete domande, insomma, ditemi, che posso dire sul master è il forte legame che questa master ha con le aziende, perché nella struttura di Milano, come diceva anche la professoressa Brunetta, tantissime aziende, utility, ma non solo, sono entrate proprio in aula a fare docenza, quindi a portare oltre tutta la parte teorica, la parte più pratica, quindi amministratori delegati, ma anche collaboratori, che portavano la loro esperienza, quindi un qualcosa di molto più concreto e che sicuramente è utile poi nel mondo del lavoro ed è utile a un fine di un master che rispetto a un percorso magari universitario deve dare questa impronta molto più pratica. Da questo punto di vista anche la struttura delle challenge finali rispetto a una tesi che siamo abituati magari a fare durante il percorso universitario è sicuramente un qualcosa che dà una grande mano a livello di approccio sia di consulenza, quindi per chi di voi magari pensa di poter intraprendere quel tipo di carriera lì, che allo stesso tempo una visione da parte, diciamo, dell'azienda, quindi chi vuole invece intraprendere un percorso aziendale e capire quali sono le challenge, quali sono i problemi al momento sul tavolo di tutti gli amministratori delegati delle maggiori aziende nel mondo energy, a partire da smart mobility, ma anche le smart grid e diciamo tutti i temi principali del mondo energy. Io sono una studentessa come voi, ero una studentessa come voi, dopo sono riuscita a realizzare quello che in realtà io volevo con il master, quindi entrare in un'azienda che si occupasse di energy, quindi io lavoro in SNAM e mi occupo all'interno dell'area legale di gestione del rischio, quindi anche qui è stato fondamentale avere, grazie al master, quel background che mi permette di intanto capire bene a fondo quelli che sono i temi che tratta appunto SNAM, quelli che sono i business, anche perché la gestione del rischio dà veramente un overview su tutti quelli che sono i business tipici di un'azienda così grande, ma che si sta evolvendo anche relativamente alla parte di efficiency oppure alla parte di automotive, quindi questo, e ho fatto mio dal punto di vista lavorativo anche quanto ho appreso nelle materie più economiche, che appunto, ripeto, non facevano parte del mio background, ma che lo sono entrate in realtà poi a tutto tondo grazie al master. Poi attendo da voi, insomma, domande, perché magari mi rendo conto che posso meglio capire perplessità o darvi umilmente qualche consiglio dal mio punto di vista, da chi ha frequentato questo master. Quindi, non so, Luciane, rimando a voi. Grazie Ilaria, sei stata chiarissima. Voglio ringraziare anche la professoressa Brunetta, abbiamo già tante domande da rispondere. Io vi lascio respirare un po' mentre ricordo i nostri partecipanti che riceverete una mail domani con tutte le informazioni che avete visto qui, anche la registrazione se volete rivedere qualcosa, quindi fate attenzione alla vostra posta, casella mail che riceverete un'email di ringraziamento per la vostra partecipazione con tutto quello che dovete sapere per questo master. Vorrei cominciare, professoressa Brunetta, con dubbi riguardo i requisiti. Mi sa che uno dei nostri partecipanti si è perso e ha chiesto, avete già parlato dei requisiti, quindi se possiamo ripassare questo. E anche un'altra che chiede se è un percorso adatto per quelli che sono laureati in economia. Allora, per quanto riguarda i requisiti, sono tornata un pochino indietro sulla slide. Dunque, il requisito è avere una laurea di primo livello, almeno,
quindi una laurea triennale o a ciclo unico per chi ha frequentato giurisprudenza, in qualsiasi disciplina. Quindi, come dicevo durante la presentazione, per chi si è collegato un pochino più tardi, questo è un master che per sua natura raccoglie studenti da provenienze diverse, quindi abbiamo sì studenti laureati in ingegneria, chimica, geologia, quindi materie magari più legate al mondo energy, la parte tecnica, sia studenti laureati in scienze sociali, quindi economia, scienze politiche o giurisprudenza, come vi raccontava anche Ilaria, frutto della sua esperienza. Questa può sembrare una particolarità del master, ma anche la sua ricchezza, perché poi all'interno delle aziende che lavorano in questo mondo questa è una caratteristica molto forte, cioè nei team di lavoro ci si trova sì con l'animo molto tecnico, ma anche con l'animo manageriale piuttosto che di chi viene da giurisprudenza o di scienze politiche, perché nel mondo energy l'aspetto manageriale, l'aspetto legislativo, l'aspetto di relazioni internazionali, pensate a tutti i temi di geopolitica, sono comunque molto forti, quindi sono aziende che devono per natura coniugare competenze diverse, e ci piace pensare che l'aula per noi sia proprio un momento per sperimentare questa diversità di profili. E io sono anche una docente del master e devo dire che è anche interessante vedere come quando si fa un lavoro di gruppo e si mettono a lavorare insieme ingegneri con laureati in giurisprudenza vengono fuori dei momenti di lavoro molto interessanti, perché chiaramente la forma mentis che è stata acquisita nel tempo è diversa. E però è anche la ricchezza, perché poi nel percorso si vede anche come le due anime si fondono e imparano a lavorare insieme, preparandosi appunto per lavorare in azienda. Quindi rispondo sia ai requisiti, dicendo che la laurea in qualsiasi disciplina, purché sia almeno di primo livello, sia a chi chiedeva se è un percorso adatto a chi viene da economia. Per chi viene da economia magari sarà più agevole la parte di general management, tutti i corsi che hanno a che fare con elementi che hanno già visto nei corsi universitari, e dovrà invece magari impegnarsi più sulla parte tecnica. Chi proviene da discipline tecniche vivrà l'esperienza contraria. Sicuramente è un percorso molto intenso, perché noi in questi mesi di aula, forse Ilaria lo potrà confermare, chiediamo agli studenti tanto, diamo tanto, però ecco, è un percorso full time, quindi vuol dire che dalla mattina al pomeriggio si lavora su materie anche diverse tra loro, e ci si impegna a ognuno a lavorare sugli aspetti che ritiene più critici e più importanti. Perfetto. Ah, Ilaria, vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, io in realtà mi confermo un po' quello detto. Sicuramente è un master impegnativo. Quindi un master che va preso con passione, perché può dare tanto solo se ci si impegna in realtà fino al pomeriggio, aggiungo io fino a sera a volte, però ne vale insomma la pena. Poi io l'ho fatto e sono contenta di averlo fatto, quindi è giusto anche il fatto che avevamo un'aula molto variegata dal punto di vista di background, quindi ti dà molto anche la relazione con gli altri, questo assolutamente sì, perché il background è proprio diverso. E, per quanto riguarda anche i corsi tecnici, vengono poi portati alla portata di tutti, nel senso, quindi quello che dico io è non preoccupatevi se laureati in materie magari più umanistiche, poi vi ritrovate a fare la parte di oil and gas. C'è una preparazione, quindi è un excursus ovviamente buono, ecco, assolutamente. Perfetto. Passo alla domanda riguardo questa di full time, l'abbiamo già fatto, e colgo l'occasione che ha parlato proprio Ilaria adesso per chiederle se lavorava prima nel settore. Io no, non lavoravo nel settore energy. Io mi occupavo in realtà di tematiche prettamente legali, quindi ho fatto tutt'altro nella vita fino a che ho deciso appunto di intraprendere il master e quindi portare quello che era il mio background legale al servizio insomma di quest'altra tematica. Bene, vorrei prendere questa domanda ancora sul master. Paola ha scritto per sapere se questo percorso è presenziale oppure può essere
seguito anche in modalità e-learning, professoressa Brunetta? No, è assolutamente in presenza. Tra l'altro abbiamo una... l'attendance, la frequenza è obbligatoria fino a una percentuale delle ore del master, perché appunto essendo così intenso e la maggior parte, considerando il fatto che la maggior parte del lavoro si fa in aula, per noi è fondamentale che gli studenti frequentino. Ok, ci sono un paio di domande per il costo totale della formazione. Allora, il costo totale è di 15.000 euro. Per tutto il percorso. Ok, anche questa è fatta. Prenderei questa domanda qui, la prima che è arrivata. Il master, essendo in partnership con EY, cosa comporta? Allora, la partnership con EY è una partnership che ci apporta, più che comporta, soprattutto competenze. I nostri studenti hanno... Ilaria lo potrà confermare, EY e soprattutto la mia co-direttrice Paola Testa è molto presente per gli studenti, tendono a, oltre a venire in aula a fare lezione, anche a facilitare rapporti con le aziende, hanno proposto la business challenge, quindi il progetto finale, per cui hanno aiutato a fare il tramite con le aziende, hanno seguito i nostri studenti nel loro progetto di consulenza, quindi ogni team ha avuto a disposizione un consulente che li ha facilitati e aiutati nel selezionare le informazioni e elaborarle. Quindi in questo senso per noi più che che cosa comporta e che cosa apporta, ci porta molta competenza nel mondo energy. Grazie professoressa Brunetta, io vorrei approfittare del mondo energy per fare questa domanda. Come vedete voi due questo settore, particolarmente in Italia? Per lavorare, mi immagino che sia la domanda, come sbocchi professionali. Per quanto mi riguarda, io se ho scelto di fare questo master è perché secondo me è un settore in continua evoluzione e che è un settore veramente per il futuro, per il nostro futuro, sia a livello lavorativo che non solo. Quindi... l'ho scelto, è stata una scelta insomma ponderata e io ho cambiato totalmente appunto quello che era il mio lavoro per questo, quindi io lo vedo come futuro sicuramente, poi le notizie sui giornali mi danno conferma insomma di questa cosa. E sapete dirmi se c'è possibilità di lavorare all'estero? Allora, il Career Office lavora con gli studenti per favorire tutte le possibilità, quindi se uno studente è interessato a lavorare all'estero, costruisce questa sua idea insieme al Career Office e si valutano le opportunità. Poi chiaramente il ruolo di LUIS è sicuramente facilitare l'incontro col mondo del lavoro e poi chiaramente lavorare con lo studente affinché si trovi la soluzione ideale, quindi unire la domanda e l'offerta. Non è escluso dunque. Questo Career Office si occupa anche di garantire uno stage, internship con aziende del settore? Allora, per quanto ci riguarda, noi abbiamo bisogno che gli studenti alla fine del master svolgano un field project o una business challenge. Il field project vuol dire essere in azienda e lavorare a un progetto specifico, o qualche studente, per esempio, alla fine del master sceglie di intraprendere qualcosa di suo, quindi di dedicare quel tempo per la costruzione di un proprio business plan della sua idea imprenditoriale o un progetto di ricerca. Il Career Office fa di tutto per chiaramente connettere gli studenti alle aziende. Questo senza dubbio. Perfetto. Parlando ancora un po' dei diversi background, abbiamo un partecipante che ha un background in ingegneria edile, architettura, chiede se può essere adatto, abbiamo già parlato di questo, e consentire l'introduzione nel mondo del lavoro, magari in un ambito che riguarda le costruzioni. Cosa ne pensa, professoressa Brunetta? Allora, sicuramente il background in ingegneria e architettura, mi dispiace non l'ho citata tra le discipline tecniche, però in realtà abbiamo anche architetti in aula, quindi è assolutamente
adatto, diciamo il percorso nel mondo delle costruzioni ritorniamo sempre al tema della costruzione del proprio percorso successivo al master. Quindi sì, chiaramente lavorare con l'energia non vuol dire limitarsi a lavorare nelle aziende del mondo energy, ecco. Ci sono tantissime aziende che hanno, come dire, la necessità di avere esperti di energia, di efficientamento energetico, non essendo aziende dell'energy, quindi questo vuol dire che le possibilità vanno ben oltre le aziende che noi consideriamo tipicamente energy. Per questo noi vogliamo che il master venga, che nel master si parli di ecosistema dell'energy piuttosto che di filiere energy. Ok, bene. Abbiamo una domanda. Quando ha cominciato questo master e cosa ha di diverso di altri percorsi? Allora, il master non è ancora iniziato, questa edizione inizia il 4 novembre a Milano, è iniziata l'edizione di Roma, cioè l'aula gemella che si svolge a Roma è iniziata questa settimana. Quindi assolutamente il master non è ancora iniziato. La seconda parte della domanda non la ricordo. Cosa di diverso? Ah, cosa di diverso rispetto agli altri master in ambito energy? Sì. Allora, sicuramente l'idea di guardare al mondo energy come un ecosistema, quello che dicevo prima. Quindi di guardarlo a 360 gradi, non limitarsi semplicemente a energy, ai player caratteristici del mondo energy. Ha sicuramente il supporto delle nostre aziende partner che tra l'altro sono proprio quelle che tengono i corsi relativi al mondo energy. Noi come docenti su questi percorsi abbiamo su quasi tutti i corsi avanzati e corsi core manager che vengono dalle aziende di settore. Perché? Perché vogliamo così, nel senso che vogliamo che questo master non trasferisca solo una conoscenza, ma che dia subito competenza. Quindi affianchiamo, certo, degli accademici che sono magari preparano i terreni, spiegano i framework, i fenomeni, però poi vogliamo che sia chi si confronta ogni giorno con le sfide e le caratteristiche del mondo energy a raccontare ai nostri studenti come si affrontano. Bene, mi chiedono ancora riguardo il background, mi sa che tutti vogliono essere sicuri. Sì. Abbiamo un ingegnere industriale gestionale come laurea triennale e vuole sapere se sarebbe accettato. Mi sa di sì, da quello che ho capito. Sì, qualsiasi disciplina. Ok, perfetto, quindi anche questo. Abbiamo un partecipante che si è persa la parte dei contenuti, se possiamo. Ok, quello. Allora vado sulla slide con i corsi, così è più facile descriverli. Allora, dunque, la parte dei contenuti di questo master sono organizzati come dire, per fasi e andando a strutturare il percorso in maniera graduale. La prima parte del master, quindi il primo term, è quello che si concentra su strumenti di general management. Quindi in questa fase ancora non entriamo nell'energy, però diamo a tutti le competenze base di contabilità e finanza, di strategie di impresa, di organizzazione di impresa e di econometria e statistica. Questo proprio perché l'aula raccoglie laureati in tantissime discipline diverse, quindi ci è necessario dare a tutti la stessa base per poi andare a parlare nel dettaglio poi di quelle che sono le caratteristiche di come si fanno strategie nel mondo energy. Se non l'abbiamo spiegato prima, diventerebbe complesso. Quindi il primo term è un term di base. Dopo questa prima fase si entra nei corsi core. I corsi core sono quelli che raccontano e spiegano e vanno nel dettaglio dei grandi, come dire, delle grandi filiere o dei grandi player del mondo energy. Quindi abbiamo il corso di oil and gas, che chiaramente si concentra la filiera oil and gas, il corso di energie rinnovabili, gestione delle fonti rinnovabili, il corso power utility, il corso di tecnologia a servizio del mondo energy, il corso sui mercati, sul mercato energy, e il corso sull'efficientamento energetico, quindi su come si raggiunge l'efficienza energetica e come lavorare per la riduzione delle emissioni, più un corso che noi chiamiamo Megatrends, che è il primo, che invece va a spiegare tutti i fenomeni
che impatteranno sul mondo energy da qui ai prossimi anni. Finiti questi corsi core, quindi una volta capito chi sono gli attori, che cosa fanno, come costruiscono i loro business model e come si interfacciano gli uni con gli altri, andiamo nel mondo dei concetti avanzati. Nei concetti avanzati noi lavoriamo sulle funzioni, quindi nelle aziende c'è una funzione retail, noi spieghiamo come la funzione retail va declinata e quali sono le sue caratteristiche nel mondo energy. La stessa cosa per la parte di gestione finanziaria. Tutte le aziende hanno un dipartimento di finance, però fare finanza nel mondo energy ha delle sue caratteristiche che noi spieghiamo in questo corso. Il mondo energy è un mondo in cui si fanno moltissime alleanze strategiche, operazioni di fusione e acquisizione, quindi è bene capire che cosa c'è dietro, quali sono le motivazioni, come si svolgono. C'è la parte legale, regolatoria, quindi come ci si relaziona con le istituzioni, quanto forte è la pressione, come gestirla. Ci sono, come dire, i laboratori di geopolitica, quindi sono tutti elementi che vanno a costruire un profilo a 360 gradi, perché una volta finito il master io non solo ho contezza di quali sono gli attori e che cosa fanno, ma anche come si gestiscono determinate attività nel mondo energy rispetto ad altre aziende. Oltre a questi corsi, che sono i cosiddetti corsi che danno le hard skill, la parte tecnica di competenza, noi lavoriamo anche su tutto quello che è il mondo soft, quindi sulla costruzione della persona, del manager. Lo facciamo attraverso i laboratori, che sono quelli che vedete elencati in basso a destra sulla slide. I laboratori si svolgono una volta a settimana durante tutta la durata del master e vanno a lavorare ciascuno su una skill diversa della persona, quindi piuttosto su, come dire, le capacità di presentare o la capacità di gestire un progetto, le skill digitali, la creatività, la saper creare e gestire impatto sociale e ambientale. Adventure Lab è un laboratorio di imprenditorialità, quindi ecco come si costruisce un'idea, come si sviluppa un business, come si costruisce un business plan, e l'employability che invece è appunto come ci si interfaccia col mondo del lavoro. Quindi in termini di contenuti questo è quello che viene affrontato nei 8-9 mesi di aula. Una volta finiti i corsi inizia il field project o la business challenge, quindi a seconda di come viene declinato il progetto sul campo, o un progetto in azienda, o un progetto di ricerca, oppure una challenge per cui viene proposto un problema agli studenti che lavorando in team lo risolvono agendo come se fossero dei consulenti, che poi è stato quello che è stato fatto l'anno scorso per il gruppo e l'aula di Ilaria. Grazie mille professoressa Brunetta, abbiamo parlato un po' dei contenuti in generale. Io vorrei rivolgere questa domanda sugli esami a Ilaria prima che lei debba tornare al lavoro. Grazie mille Ilaria. Non ti sentiamo più. Oh. Idea? Ah, guarda, adesso sì. Ok. Dicevo, per quanto riguarda gli esami, è una cosa che dipende molto dal corso e dal professore. Ovviamente esami più economici, che può essere una contabilità, una finanza, sono esami che devono essere fatti scritti. Quindi comunque si studia e come all'università si fa un esame scritto. Altri invece possono prevedere un progetto, quindi delle presentazioni, appunto delle vere e proprie costruzioni di progetto, di nuove idee, piccoli business plan. Dipende in realtà tutto quanto dal tipo di corso. Altri, magari più teorici, sono stati strutturati con una prima parte scritta e poi un confronto orale. Insomma, per quanto riguarda gli esami, simili in realtà a quelli universitari, con un'impronta magari un po' più pratica, ecco. Tranne poi per quanto riguarda la challenge finale, dove lì c'è stata proprio la costruzione di un business plan e la costruzione di un'idea per affrontare quella challenge e una presentazione finale, che era appunto una presentazione di tutto il lavoro che invece ha impiegato mesi di collaborazione con i UI e con le aziende partner. Bene, grazie mille Ilaria del tuo tempo. Vorrei fare le ultime due alla professoressa Brunetta. Matilde vuole sapere se c'è un'età massima consigliata per cursare questo master e qual è la media dell'età dei partecipanti. Allora, sull'età massima consigliata non mi sentirei di dare una risposta in realtà.
credo che dipenda dai percorsi di ogni singolo candidato, quindi quella insomma si valuta eventualmente durante le selezioni, però non c'è una soglia limite che noi abbiamo in mente, assolutamente. E, per quanto la seconda parte della domanda era relativa all'età media. All'età media. Questo calcolo per... Ok, in realtà non ho un calcolo preciso. In generale, comunque, adesso se non erro, gli studenti che si affacciano a questo master hanno 1 o 2 anni di esperienza di lavoro massima, ma potrebbero essere anche neolaureati, quindi l'età media dovrebbe essere sui 26-27, però ecco, ripeto, è un'indicazione che sto dando pensando e ragionando ad alta voce più che su dei dati effettivi. Tanto domani tutti i registrati all'evento riceveranno un'email, quindi se avete dubbi riguardo il vostro percorso, il vostro CV, la vostra laurea, potete sempre contattare direttamente lui per chiedere informazioni riguardo a questo. Sì, esatto, ripeto, ogni profilo è a sé, quindi magari c'è chi finisce subito, inizia subito il master, chi lavora un po' prima, quindi ecco, parlare di un'età precisa è molto difficile con un master. Ecco. Ok, perfetto. E direi di chiudere questa presentazione con la data della prossima edizione. A Milano, a Roma, ma per quelli che non arrivano al 4 novembre, professoressa Brunetta, quando sarebbe magari 2020? Allora, sì, il master parte in autunno, quindi eventualmente si parla dell'autunno 2020. Sulla lingua, l'aula di Roma è in inglese, quella di Milano in italiano, quindi in questo momento le aule sono divise così. E so che questo è importante anche sapere i requisiti per il requisito certificazione inglese, c'è? Viene valutato tutto in fase di selezione, quindi trovate le indicazioni sul sito internet dove c'è appunto l'elenco dei documenti da presentare. Domani riceverete questo link direttamente al Major Energy. Volevo ringraziare la professoressa Brunetta e anche Ilaria. Volete aggiungere qualcos'altro? Un ultimo consiglio? Il consiglio allora lo faccio aggiungere da Ilaria, che avendo vissuto il master sicuramente sa consigliare meglio i potenziali candidati, e da parte mia semplicemente la disponibilità, se avete ulteriori domande, chiaramente a risponderle, a darvi più informazioni, mia e di tutto lo staff Luis. Il mio consiglio è essere appassionati. Questo serve e manca spesso, quindi un po' di passione direi, questo sì. Perfetto. Grazie mille. Invito tutti a guardare la nostra mail domani con tutta l'info del Major in Energy di Lewis Business School. Grazie ancora alla professoressa Brunetta e Ilaria, grazie a voi per esservi collegati e vi auguro una buona serata. Alla prossima, saluti di Doxity. Ciao!